Un'anima buona e gentile, un mediatore, l'amico di tutti. Jojo, come lo chiamavano amici e parenti, a 24 anni aveva il sogno della musica e puntava in alto. A stroncarlo, diversi colpi di pistola esplosi contro di lui per futili motivi. Ieri, per ricordarlo, chi gli voleva bene ha organizzato un corteo per le strade della città, quelle che lui frequentava, con una marcia mesta fino al luogo dove ha perso la vita. Una fiumana di gente è accorsa e si è unita al dolore della famiglia di Giovan Battista. Tra questi, anche qualcuno che in quei terribili momenti era lì con lui. C'è un segreto istruttorio sopra, sì, infatti la cosa che mi fa più rabbia è che anche i giornali stanno raccontando un qualcosa che non è, perché non è il problema che è il motorino, non è quello. C'è ben oltre, cioè, i ragazzi sono di loro, cioè, hanno creato loro la questione che poi ha portato alla fine di Giorgio. Questo vi posso dire. Ci può essere tutta la giustizia del mondo, ma Giovanni non torna. Questa è la cosa, Giovanni non torna. E la cosa che mi fa ancora più rabbia è che il ragazzo verrà processato come minorenne. Ecco il ricordo offertoci da amici e conoscenti del giovane. Pieno di vita. Cioè, spegnerlo in questo modo è stato proprio una non so come definirlo. Cioè, rubare la vita a qualcuno, ecco. Un ragazzo d'oro veramente, era un ragazzo molto con una voglia di fare assurda e teneva al suo futuro, lavorava, aveva degli obiettivi seri e studiava in conservatorio, quindi era veramente un ragazzo da amare veramente. Sempre stato, io lo ricordo sempre come un ragazzo super solare, non ha mai dato un problema, mai una risposta un po' più sgarbata, mai un modo, non ho mai sentito lui che avesse un atteggiamento un po' più conflittuale verso gli altri, mai, era una cosa eccezionale.